Allora, intanto ci ha raggiunto il professore emerito Giuseppe Di Taranto, benvenuto, grazie per Grazie. essere qui. Perché la domanda che si stanno ponendo tutti, e ce la facciamo veramente tutti, ma gli extra profitti delle società energetiche, e ci dovevano essere, no? Sul fatto che dovevamo andare a tassare, l'abbiamo tassato oppure Allora, no? Si può fare o non si può fare? le abbiamo tassate con la legge 21 del 2022, però bisogna rivedere qualcosa, mi spiego meglio, perché in realtà ci sono stati molti ricorsi. Perché si sostiene da parte delle compagnie energivore che sia incostituzionale. Adesso è stata rivista e si sono aggravate sostanzialmente le penalità, cioè sostanzialmente chi non dà questo contributo o chi non dà tutto il contributo darà dal 30 al 60% in più. Perché io vorrei farvi rivedere la domanda con la quale siamo partiti questa mattina, la domanda che ci poniamo tutti quanti noi. Chiedo alla regia se gentilmente ce la può dare, ossia se c'è qualcuno, è caro energia, c'è chi ci guadagna. Lei stava rispondendo oggi, c'è qualcuno che guadagna. Non possiamo più anche aspettare, cioè ci sono le aziende, ci sono le famiglie che non possono aspettare le sentenze, via via, quindi mesi, anni. Qui abbiamo visto che nell'arco di 15 giorni purtroppo molti dovranno chiudere e non arrivano a fine mese. Sì, questa purtroppo è una tragedia, si parla di oltre 100.000 imprese che rischiano di chiudere, che sono tantissime, poi non dimentichiamo che il nostro tessuto è un tessuto di piccole e medie Imprese. imprese e la nostra economia vive su queste piccole e medie imprese, quindi bisogna agire soprattutto sulla speculazione. Qual è il problema vero? Che non possiamo agire soltanto noi italiani, perché guardi, la speculazione è sul petrolio, la speculazione è sul gas, lo sappiamo ormai tramite la borsa di Di Amsterdam. Amsterdam, ed è sul non disallineamento tra energia elettrica e prezzo del gas. Sono cose sulle quali noi da soli non possiamo Ecco, ma già il agire. fatto di mettere anche il tetto sul gas, non andiamo d'accordo tra nazioni. Lì dovremmo comunque andare tutti diretti verso un'unica direzione. Questo è un po' un problema Però dell'Unione europea. Europea, che sostanzialmente è sempre in disaccordo, tanto che giustamente la von der Leyen ha detto che questo è il momento di agire e non delle divisioni. Però guardi, se vogliamo, come dire, suddividere queste speculazioni, sul petrolio ne abbiamo già parlato quando abbiamo detto appunto, di questa tassa sul sovrapprofitto. Sul gas c'è la borsa di Amsterdam. Perché c'è questa speculazione? Cerco di essere breve e chiaro. Sostanzialmente perché in borsa c'è speculazione e le contrattazioni sono poche, però poi le contrattazioni private fuori dalla borsa si rifanno al prezzo della borsa di Amsterdam. E quindi questa speculazione va sicuramente combattuta. Poi bisogna assolutamente attuare il disallineamento tra il prezzo del gas e il prezzo dell'energia, perché è stato fatto un decreto ministeriale, però questo decreto prevede soltanto per quelle che sono le fonti green, non ahimè per l'energia, il gas. Noi ci torneremo su questo. Allora, prima però di concludere, io sono veramente curiosissimo, perdonatemi, io le chiedo, direttore, è difficile installare una stufa all'interno di una casa o No, è facile? assolutamente. L'importante è farlo con un tecnico specializzato e soprattutto effettuare l'allaccio alla canna fumaria per permettere l'estrazione dei fumi della combustione. Carlo Budel, siamo ancora collegati con te, ma tu la legna dove la recuperi, dove la prendi? Io ho un posto molto grande, tutti gli inverni facciamo tipo quelle dietro di me, le abbiamo fatte lo scorso anno perché ci vuole un anno, così si seccano bene e bruciano bene le legne. Noi abbiamo un bosco molto grande, se vuoi ti faccio vedere tutto. Ecco. Vedi, questo è tutto il bosco. Qua sotto c'è l'orto che ormai per sto anno è andato e qui ho tutte le legne incatastate, che sono quelle che bruceremo questo inverno, belle secche, poi questo inverno faremo quelle per l'anno prossimo. Ecco, e io ne approfitto, grazie Carlo, perché Annalisa, qualcuno potrebbe pensare adesso disboschiamo tutto, in realtà no, perché parliamo di boschi coltivati. I boschi gestiti. È infatti fondamentale ricordare che il soprassuolo forestale è un patrimonio collettivo inestimabile che deve essere chiaramente gestito in maniera adeguata e corretta. Questo sulla base di quanto dice la strategia forestale nazionale che è stata recentemente varata dall'Italia. L'obiettivo è chiaramente aumentare la biodiversità del soprassuolo, garantire comunque la conciliazione tra le filiere che derivano dalla gestione del soprassuolo forestale.
forestale. Ed è fondamentale ricordare che in Italia oltre un terzo della superficie nazionale è classificata a bosco. Abbiamo più di 11 milioni di foreste. Dobbiamo saperlo gestire. Grazie. Ringraziamo Annalisa Paniz, grazie per essere stata con noi. Raul Barbieri, grazie anche per le stufe che ci ha portato qui in studio. Grazie professor Di Taranto per essere stato qui. Carlo, rimani con me perché tanto mi sposto, perché nel caso in cui tu ti dovessi sedere, ti dovessi accomodare, saresti capace di